Molte persone mi dicono perché a me? Perché a me capita di vivere questa situazione così dolorosa? Perché io mi devo trovare a sopportare un dolore così grande, che può essere davvero grande, no? La perdita di un figlio, di una persona amata, un handicap o un crollo economico improvviso. Certamente. Io capisco, sono situazioni molto molto difficili e fanno leva su sentimenti profondi, no? Anche il senso di ingiustizia, perché a me? E capisco che a volte, specialmente quando il dolore è tanto, non ci sono parole per consolare. Ma andando avanti nel tempo, nella vita e anche quando è possibile, alzandosi di livello di osservazione, per quello che ho potuto sentire fino ad ora, il perché c'è sempre. Io credo che ogni anima, noi siamo anime, quando sceglie di incarnarsi, sceglie di farlo per un motivo specifico, vuole salire uno scalino nel proprio livello evolutivo. Per andare dove? Per andare verso quello che noi siamo, naturalmente, amore incondizionato. A volte ci serve superare nella pratica, nella concretezza che la materia ci offre, ostacoli molto grandi per scegliere di essere chi siamo e per scegliere di utilizzare potenzialità enormi che ognuno di noi ha, e di questo sono assolutamente sicura, per mettere poi al servizio degli altri. E il tipo di ostacolo che ci troviamo a superare nella vita, molto spesso lo superiamo o comunque diciamo lo viviamo da piccoli e poi ce lo ritroviamo da adulti. Faccio un esempio. Quando sono piccola, magari nella pancia o nel primo periodo di vita, muore una sorella di mamma. È chiaro che per mamma, ma di conseguenza anche per me, questo è un trauma enorme, è un dolore che mi rimane dentro. Poi nella mia vita di adulto mi capita di nuovo di perdere una persona che amo moltissimo. E il senso di ingiustizia viene su da sé, no? Perché a me? Però appunto in queste situazioni se riesco ad alzare lo sguardo e ad accorgermi che la mia anima non ha scelto a caso questo sistema familiare, non ha scelto a caso questo periodo storico. Sto vivendo quello che sto vivendo perché mi serve per crescere, per andare verso l'amore che io sono, nello specifico di questa situazione. E posso vivere questa cosa in tanti modi e vanno tutti bene, non è che siamo giudicati se non riusciamo a superare il dolore e ci chiudiamo, va bene lo stesso, ma certamente ci sono modi più utili per chi vive il dolore, ma anche per gli altri. Per cui una persona che ha vissuto un grande dolore è pronta, è capace, è sensibile per riconoscere lo stesso dolore negli altri. E può decidere di mettersi al servizio di chi vive situazioni analoghe, sapendo veramente starci, sapendo perché è riuscita per se stessa a superare o comunque a crescere rispetto a quella ferita enorme. E magari nel tempo, questa situazione così dolorosa può rivelarsi un regalo. Può rivelarsi la molla che ci fa essere qualcosa di più, un valore aggiunto per noi stessi, ma anche per gli altri. Grazie.